Com'è andata questa amichevole 2-2 con l'Hoffenheim? No, è stato un buon test contro una squadra forte. Sapevamo la partita che affrontavamo, una squadra fisica che ci poteva mettere in difficoltà visto il momento, che loro sono un po' più avanti di noi, però ce la siamo cavati, abbiamo giocato abbastanza bene, abbiamo provato a fare delle cose importanti e alla fine un 2-2 giusto, dai. State crescendo, sono arrivati nuovi giocatori, come vedi questa Salernitana che sta nascendo? No, noi dobbiamo pensare al gruppo che sta qua, sono giocatori forti che sono arrivati, ieri ne è arrivato un altro che purtroppo ancora non si è allenato con noi, però speriamo che ci dia una mano, anzi sono sicuro che ci dia una mano e tutti assieme dobbiamo cercare di fare il massimo di quello che possiamo fare. Un giudizio da portiere, come vedi il neo attaccante del Botheim che è arrivato alla Salernitana? No, secondo me è molto bravo in area, un attaccante forte che sa fare gol e che prende quasi sempre la porta, quindi ci darà una grossa mano e speriamo che faccia dei gol che ci servono per vincere le partite. Gigi, in questa prima fase di ritiro mister Nicola sta lavorando particolarmente sulla fase difensiva e sulla costruzione dal basso, un po' perché l'attacco deve essere ancora completato, un po' perché tiene particolarmente anche a cercare delle alternative rispetto alla soluzione pur comoda dei tempi di Djuric, che oggi non c'è più, bisogna trovare delle alternative. Tu sei diretto protagonista, no, di questa costruzione dal basso, insomma oggi abbiamo visto anche buoni risultati. Diciamo che anche l'anno scorso l'abbiamo provato tantissimo e naturalmente abbiamo preso un giocatore che era importantissimo, un giocatore che sapevi che c'era quasi sempre. Ora non avendocelo più devi cercare alternative, stiamo provando a farlo e piano piano con delle difficoltà sono sicuro che ci riusciremo. Sei uno dei calciatori più esperti, l'anno scorso è stata un'impresa difficilmente ripetibile, oggi si parte da capo con una società pronta, sana, presente, con la giusta dose di entusiasmo, con la necessità di rinforzi, ma anche con la consapevolezza che questa è una squadra che deve procedere step by step, obiettivo salvezza. No, diciamo l'anno scorso abbiamo fatto una bella cosa, però attualmente dobbiamo dimenticarci di quello che è stato l'anno scorso, pensare che tra 25 giorni inizia un nuovo campionato, anzi pensare che tra 20 giorni c'è la prima partita di Coppa Italia, che bisogna cercare di passare il turno perché sono partite importanti che ti danno morale, ti danno fiducia per l'inizio del campionato, quindi dobbiamo pensare a quest'anno, pensare a preparare bene la partita del 7 agosto e poi arrivare alla Roma del 14 agosto carichi e cercare di fare già più punti possibili in casa nostra. Che campionato vi aspettate? Perché il coefficiente di difficoltà potrebbe alzarsi, c'è il Monza che è una neopromossa ma che sta facendo una squadra non da neopromossa, insomma la lotta per la salvezza sarà più difficile. No, sarà una bella lotta perché il Monza è vero si sta rinforzando, però noi abbiamo giocatori forti già dall'anno scorso, qualche altro giocatore è arrivato, arriverà qualcun altro e ci siamo, diciamo che ce la giocheremo dall'inizio alla fine per cercare di arrivare all'obiettivo e sperare di soffrire un po' di meno rispetto all'anno scorso. Gigi, si può dire che sono tuoi compagni di reparto Lovato e Pirola, come giudichi il loro impatto? E poi da portiere ad allenarvi, non solo a te, c'è Michelangelo Rampulla, questa figura, insomma, che cosa vi dà? Ha un passato importante, una carriera importante alle spalle. No, sono due ottimi giocatori perché soprattutto Matteo è già un giocatore esperto, un giocatore che ha forza, si vede subito quando tocca la palla e ci darà una grossa mano. Lorenzo altrettanto, sarà un giocatore che starà lì e quando chiamato in causa sicuramente si farà trovare pronto, anche oggi ha fatto una buonissima partita, una spezzone di partita e quindi sono giocatori che ci servono e giocatori importanti che serviranno tutto dall'inizio alla fine del campionato. Per quanto riguarda Rampulla non è solo il nome ma è una persona eccezionale, una persona che sa parlare di calcio e ci dà una grossa mano, lui e l'altro giocatore Lamberti ci daranno una grossa mano a noi portieri. Qui il ritiro si sta lavorando tantissimo, Davide Nicola ogni momento vi martella. Sì, diciamo il ritiro è duro, ci sono altri 15 giorni, speriamo che finiscano presto. Ecco, Davide Nicola come va? No, benissimo, benissimo, il mister è uno che sa il fatto suo, è uno che sa quando scherzare, sa quando fare il serio e soprattutto uno che sa lavorare. Domani avrete la possibilità di ricaricare anche un po' le batterie con una giornata di riposo. Sarà opportunità per stare un po' insieme, per continuare a cimentare questo gruppo con lo zoccolo duro dell'anno scorso, insomma un gruppo sano è già una buona base. Sì, diciamo che stiamo sfruttando qualsiasi momento per formare questo gruppo e ogni momento ci aiuta a formarlo.